Stamattina siamo venuti io, Marco e Valerio a vedere a fare due pesci. I tre moschetti ali del mare, eh? Le tre M. Le tre M. Ho detto venite, c'è qualche praio. Siamo venuti qui, siamo fuori bada, sullo sperone. Come peschiamo, Valerio? Volentino medio, si va dai 30 ai 40 metri. Oggi stiamo provando delle canne un pochino più corte, la Gammon Young. Te, Marco, stai pescando? Sì, con la Nettuno, che è a 4 metri, due vette, una canna nuova di quest'anno del 2021, è una bella cannettina che si adatta a tutti i tipi di pesca, anche a quelli un po' più gravosi, perché io ho intenzione di pescare anche abbastanza pesante, siamo sulla prima posta, vi vedo lo scandaglio, 39 metri, quindi un po' di corrente, una piombatura da 180 ce li metto tutti, quindi insomma una canna abbastanza anche potente. Qui abbiamo le nostre sardine, i nostri totani. Cerchiamo il pesce bello, logicamente inutile i pescettini, li ributtiamo, se abbiamo la fortuna di prendere un bel praio ce lo mangeremo. Ultimamente c'è da fare un po' più fatica, ecco, per trovare due pesci buoni, però insomma, organoletticamente parlando confido nei siamo compagni a posto, siamo di squadra e speriamo di farvi divertire soprattutto e di testare l'attrezzatura a dovere. Vista che c'è la presenza di qualche pesce discreto, speriamo, io cambio lo shock leader, levo, avevo il 23, lo levo perché voglio andare un po' più sul sicuro, metto un 25, anzi metto un 30, esatto, uno 0,30 dello strike, è un filo molto rigido, quindi è perfetto per pescare. Ora si fa un nodino all bright veloce in barca. L'Albright diciamo che per lo shock leader è uno dei nodi più veloci e sicuri, che fare il Tony Pegna in barca diventa un po' complicato. Shock leader preparato, Valerio, c'è un po' di forbici per piacere, ma, a portare di mano, ma quasi quasi. No, basta chiedere, guarda. Guarda belline, eh? Guarda il lavoro. Vai, te le apro. È peggio di Silvan, lui è un mago. Sul mio calamento monterò degli MRF 42 del numero 1. Metto due ami in serie e le leggo così, premendo, scendo giù. Poi metto il secondo a distanza voluta. Mettiamo qui, metto il secondo qui. Tac, 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 tac. Vediamo questo. Voilà. Se ci fosse un paio di forbici. Toh! Le forbici! Guarda là! Guarda là! Si leva il filetto in eccesso. Voilà! Ci si arrangia anche la mascherina. Ma che bel pesce! Questo è già da forno, eh! Invece ha mangiato la sardinella, giovane, fresca e bella. Si rimette alla prova la Gammon
Gammon Young, la sorellina della Gammon Pro. Ma a vederlo così poco combattivo, ho una murena, una cerniotta. Tanto per fare pena allo scoglio. Una murena, non lo sapevo. Bella, sai? Guarda, questa è bella fritta. Italia e via. Questi sono questi di cadetto, di pancia. Guarda, 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 guarda quella bocca che ti vuole morde, guarda. Però per testare le canne sti pesci non sono malvagi. Questo è pesce bello, vedi? No! Meglio che stia zitto, se no fai 16 secondi di beep. Un anno e meno occhiata, sì, guarda. Ma cos'è? Un'occhiatina, ti ributta, vai. Non è un'altra occhiata. No, la canna va bene, eh. Praietto, eh. Penso di sì. Da come tira, poi magari mi sbaglio. No, è rosa e rosa. E due, e due. Predittino, dai. Voilà. Vai. Da là, eh? Vedi, spanche, spanche. Guarda, queste sono le sardine nostre, eh? Queste sono le sardine che noi ogni volta che si fa una cala molto probabilmente e si lasciano sul fondo, è anche comunque una sorta di pastura. Certo. E fa una colonna di pastura, attirano, strappato, ma e ci porta sotto comunque questi bei pesci qui, insomma. Eh? Tagliato. Con molto, sì. Hayabusa HCN122 non perdona. Sempre si cambia bracciolo. Caio. E sei protagonista. E sei cosa mangi? Guarda, la mangiata.
La meraviglia di uno strumento Hummingbird è soprattutto la discriminazione tra i target, il fondale e in questo momento direi anche la mangianza, ma fortunatamente non c'è o ce n'è veramente poca. L'assenza di mangianza è importante soprattutto perché non c'è disturbo, stiamo meglio in pesca e aspettiamo la mossa del pesce che stiamo insediando, quello che preferiamo, un dentice, un praio come abbiamo preso, ci può essere un'orata, un bel sarago. Supponiamo che queste marcature qui siano proprio dei bei prai d'Italia, all'incirca tutti i pesci magari che possono essere anche intorno al chilo, un po' svogliati oggi perché ci sono in quantità ma non ne stiamo prendendo tantissimi. Noi continuiamo e ci facciamo trovare pronti. Le short ha visto la barca. Ah, che bello. A parte che è stata allamata bene, ma il ziguazzicol con le murene viene messo a dura prova. Un bel pesciotto. Si fa prosciutto. Vai. Prosciuttino di palamita. Quindi Marco a drifting a 21. Ma perfetta, perfetta, perché lavora benissimo. Siamo arrivati alla fine di questa bella giornata di pesca. Il grande Valerio ci ha portato, diciamo, su dei punti qui sullo sperone a Vada per cercare di appare qualche praio. Abbiamo testato alcune attrezzature nuove della Holmich, in particolare. Io ho pescato con la Gammon Young, una canna che viene fatta in tre misure differenti, 2,40, 2,70, 3 metri, una canna Ennesti con dei vettini intercambiabili e siccome ci sono tantissime persone che non amano particolarmente pescare con delle canne lunghe, io penso che lei sia il compromesso perfetto per tutti quelli che vogliono pescare con le canne un po' più corte. Una canna potente con una bella schiena e a seconda del vettino che si intercambia abbiamo una sensibilità diversa e l'abbiamo vista con delle murene, l'abbiamo vista con una cernia che abbiamo strappato, comunque molto potente, leggerissima, di poco ingombro e penso che anche a livello di rapporto prezzo-qualità sia veramente ottima come canna. Abbiamo pescato usando col Byron 5000, un ottimo mulinello, un'ottima frizione progressiva, un rapporto di recupero 4,6:1, perciò molto abbastanza lento, e insieme a lui abbiamo pescato anche con l'Exid 5000, anche questo un bel mulinello, buon recupero, ottima frizione, diciamo oggi non ci hanno dato nessun problema, ma nemmeno in futuro. Due piccoli argani, sì, due piccoli arganetti, no, un recupero molto abbastanza lento, per anche su un pesce importante non crea problemi. Marco su 40 metri ha pescato con 200 grammi. Ho preso 180. 180 grammi. 180 e avevo lo viper dello 09, avevo fatto stamani mattina appunto avevo fatto uno shock dello 030. E anche perché se si andava effettivamente a agganciare un pesce importante e pescare con uno shock un pochino più fine era rischioso. Io invece ho pescato con il Vairon e la Nettuno, una canna con un regolo, totale lunghezza 4 metri e si chiude, quindi è possibile pescarci a 3,3. Due vette intercambiabili, una da 30-100 grammi e una da 60-200. Io nonostante abbia pescato con piombature abbastanza sostenute, anche 180 grammi, ho pescato con la vetta più morbida, pescavamo appoggiati al fondo, quindi giustare 180 grammi non era un problema. Anch'io ho pescato come enciclopedia Valerio con la Gammon, mi sono trovato bene, qualche pesce si è preso. Gammon Young, gli ami. Che sono due, cioè la Gammon Young, certo. E la Gammon Pro. La Gammon Young è la sorellina minore e la Gammon Pro invece è quella superiore, nelle stesse lunghezze. Come ami invece abbiamo adoperato il CHN
122, che è un amo a paletta. Come vedete sono ame di misura abbastanza sostenuta, abbiamo pescato con un 2 al minimo, cioè il più piccolo era un 4, l'MR700, quindi un amo a occhiello, e invece la Yabusa CHN122 invece è un amo a paletta. Io in mattinata ho pescato però con MR42 dell'1. Tutti e tre Whipper in bobina, spray leader di prefinale, uno spezzone per dare un po' di morbidezza e elasticità alla struttura, visto che pescando con Dynema siamo totalmente rigidi. Ha una cultura questo ragazzo. Si vede che ha studiato a Livorno. Sì. Noi si è studiato, noi si è stato al conservatorio ma diversi anni, ma non ci hanno mai aperto. Mai, invece mi sfanno, mi sfanno, mi sfanno. Organoletticamente parlando è acculturato parecchio. Mi sfanno. Vabbè. Me li voglio bene come se fossero normali, Un saluto noi lo siamo, però. Un saluto e alla prossima. Un abbraccio. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Quasi quasi se lo do alla mia moglie per quando faccio le faccende. Benino a casa anche il grembulino, è molto sexy anche, lo vedi ragazzi, che lavoro e si frigge l'acqua noi.